Un'altra autobomba, a quanto pare. Stavolta chi sarà stato? Di nuovo Amred? Sì, potrebbero esserci altri ordigni. Chiama gli artificieri. Bombe nascoste. Meglio agire in piccolo. Vai, piccoletto. Troviamo quegli esplosivi. Questa è a posto. Devo trovare le altre. Disinnescata. Troviamo le altre. Devo cercare le luci intermittenti sugli inneschi. Disarmata. Ancora una. Appena in tempo. Amred ha un piano. Potrebbero esserci altri ordigni in città. Pronto? Spider-Man, sono il Detective Mackey. Un'amica comune mi ha passato il tuo numero. Posso immaginare chi? Come posso esserti utile, Detective? Preferirei discuterne di persona. Puoi passare al distretto di Greenwich. Mi dicono che predili... Nessun problema, ci vediamo lì. Mentre attendo riscontri da MJ. Il colpo al museo è stato un disastro. Non è da Black Cat lavorare con gente come Amred. Speriamo che MJ scopra cosa nasconde quella pianetta. Amred ha la stessa passione dei demoni per gli esplosivi. Spider-Man, meglio chiedere informazioni alla polizia. Il nostro informatore viene fuori e non possiamo raggiungere le bombe per disarmarle. Niente paura, agente. Indicami dove sono le cariche. Abbiamo localizzato l'ordigno primario. Una volta disinnescato, otterrai la chiave di innesco. Usala per trovare e disinnescare le altre cariche. D'accordo. Vi contatto quando l'edificio sarà sicuro. L'innesco. Bene, la chiave. È partito il timer delle bombe secondarie. Veloce! Nei paraggi in caso di altri guai. Detective, sarei venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Morto in prigione. Ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo. Ti aggiornerò man mano. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non penso. Un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americo 241 all'interno.
Pensavamo intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se è tuo caso, andrai in pensione sereno. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Chissà se dentro è vuota. Ah, un tubo per dipinti. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Walter Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e Northmoor. Non è territorio controllato dal Magic? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora sia in mano a Hammerhead e che le famiglie del Magia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Hammerhead? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia. Felicia, eh? Ora vi chiamate per nome voi due? Beh, insomma, il fatto che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. A tutte le unità, ricevo conferma di un allarme bomba in corso. Intervento ad Houston Nord. Vanno per il sottile. Devo fermarlo prima che qualcuno muoia. Sono tutte. Consegna espressa. Spero siano le pantofole che ho ordinato. Le pantofole erano diverse sul sito! Mi rifiuto di firmare questa ricevuta! Accidenti, la banda al completo. Resta ancora qualcuno? Oh!
Ok, va bene, d'accordo, mi arrendo! Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizi a parlare. La tipa con i capelli bianchi ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla bodega di Waverly. MJ, la sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggio ha una base a Waverly. E Cicero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce, ma metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la bodega. Ok, Felicia, dove sei finita? Era appostata qui. Che cosa stavi osservando, Felicia? Centro. Salta, ragnetta. Felicia, il Maggia non scherza. Giocare con loro non è... Ah, ma a me piace giocare. Spider-Man, sta aiutando la gatta. Prendiamolo! Nessuno può fare i Cicero e farla franca. Spider-Man sta sperando. Non saltiamo a conclusioni affrettate. Non lavoro per Hammerhead o per qualche famiglia criminale. Ho un pessimo tempismo, tutto qui. Uno spasso. Dov'è finita Felicia? Mi piace spiarti. Mi riporta ai vecchi tempi. Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. E perché vuoi rubarla? Devo farlo. O ucciderà. Aspetta, come tuo figlio? Cavolo, Felicia ha un figlio? Impossibile. Oddio, no, è possibile. E io potrei essere... No, non pensarci nemmeno. MJ, ho trovato la gatta, ma è fuggita. Ah, sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Hammerhead nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra tra bande. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso.
Aspetta, Scrubble. Non dirmi che sei uscita di prigione. Certo che sì! E ho portato con me diversi ammiratori. Oh, non sono carini. Mi stanno aiutando ad organizzare un nuovo show. In effetti, potresti fare un salto. A dopo! Qualcosa mi dice che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata.